Preso in pieno. Questa era l'ultima. Ehi, piccola. Sì, li ho fatti fuori tutti. Non ti daranno più fastidio, te lo prometto. Ehi, sono ancora io. Devo andare. Dicon, devo dirti una cosa. Va tutto bene, è solo il braccio. Avevi detto di non tornare, ma ho voluto fare di testa mia. Sapevo che sarebbe peggiorata, ma... Nessuno poteva prevedere che sarebbe successo. Così. Ascolta, tu non capisci, non so che cosa fare se dovessi perderti. Questa è tutta colpa mia. Ehi, questa non è la fine. Te l'ho promesso, ricordi? Sì. Rickon, aspetta! Sara, andiamo. C'è una bambina qui. Ma... Ehi! Ehi, stai bene? Andiamo a cercare i tuoi genitori, ok? Dobbiamo aiutarci! Forza! Mi ha pugnalato! Oh. Oh, cazzo! Come ti sembra? Non lo so, non credo sia grave. Ok, senti, premi questo il più forte possibile. Puoi correre? No, ma forse posso camminare. C'è qualcosa. Ci siamo quasi. Due ore fa era pieno di federali. Sì, saranno evacuati. Sì, avranno tagliato la corda. La febbre è alta, credo che la dama abbia perforato un rene. Rischia la setticemia. Come va, sorellina? Sono stata stupida, c'era questa bambina piccola, una cazzo di bambina piccola. Con un coltello. Giù, aiutami. Forza! Dai, andiamo! Merda! Altro branco! Stiamo qui, è finita! Dobbiamo salire sul tetto e fermare un elicottero! Forse qui puoi riposare. Ehi! Piano, piano! Somigliava come una goccia d'acqua alla mia sorellina. Ci piaceva giocare a nascondino e lei cercava sempre di coprirsi la testa con il cappotto, proprio così. Ne ho viste di coltellate, ma mai così. Ha la febbre alta. Cazzo. Guarda. Dobbiamo andare. Da lì non si passa. Forza. Ehi, tesoro, ce la fai? Bene, usa. Faccio io, trovo un'uscita. Disarmato, non ho armi. Vai via! Fammi a sentire e ascoltami. La mia ragazza è stata coltellata. Vogliamo solo salire sul tetto. Sparisci! C'è un elicottero che... L'hai uccisa! Ascolta, hai ucciso mia moglie! No, senti, io non so nulla di te. Mi dispiace tanto. Ma noi non c'entriamo. Senti, avete ucciso mia moglie! Mia moglie! Dio! Avete ucciso! Ora basta! Smettila! Basta! Thank you.
Dicono, cos'è successo? Che c'è? Andiamo. Aspetta, ci serve aiuto, è ferita. Che è successo? Non è una di quelle cose là fuori, è una coltellata. Qui siamo pieni. Ok, ascolta, O'Brien, se non la portiamo subito in ospedale, morirà di sicuro. Non ci sono più ospedali. Ce ne sono, avete dottori, infermieri, un'unità mesh. Senti, io sono solo un dottorando, ok? Sono un volontario, non dovrei neanche... O'Brien! Va bene, merda. Ho posto solo per due, ok? Due. Che vorresti dire solo per siamo due? Siamo oltre il carico massimo, posso prendere solo due persone. Forza, aiutami, dai. Ehi, tesoro, è tutto ok? Andrà tutto bene. Faccio io. Ehi, torno prima di subito. Ok, Boozer, andiamo. Dobbiamo salire. Saliamo sull'elicottero. C'è posto solo per due in quel coso. Vai. Va con lei. Me la caverò. Viste di peggio, lo sai, vero? Sì, anch'io. Dove andate? Cosa? Dove? Dove? Campo profughi, a ovest del Trippinger Jack. Boozer non ce la farà mai senza di me. Riposa tranquilla, ok? Tornerò a vedere come stai. Sì, lo so, tu non vorresti, ma... Forse Boozer ha ragione. È più forte di me. Beh, come ho detto, tornerò presto. Dando la caccia ai furiosi, capito, Boozer? Le taglie sono l'unico motivo per cui vado lassù. Oh, merda! Mannaggia! Cristo!
aspettando. A quanto pare si fermano. Penso fossero colpi d'avvertimento. Se avessero voluto colpirmi, sarei già morto. Nick, non ricordi quando ti ho parlato del tuo istinto suicida? Sì, sì, tranquillo, Nick, conchiudo. Il sonnifero non funziona! Oh, funziona e come? Oh, questo stronzetto ti avrebbe spezzato il cuore! Sono dottoressa, sto presto! Pazza di merda, vuoi darti una chiamata? Arrivano! Solo un minuto! Ce ne andiamo! Merda! Andiamo! Missione annullata! Annullare! Lasciato, stronzi. Sembra un dispositivo radio. Taglie. Sì. Bene. Ehi, Cristo, torna qui, non scappare! Piccola merda, è roba mia! Huh?
Finalmente, questi piccoletti corrono come schegge. Allora, che diavolo ci fanno qui? Credo fossero qui per osservare i furiosi. Ho visto che fermavano una larva con una specie di cappio, come per metterle un dispositivo di rilevamento. Eh? Osservare? In che senso? Nel senso di legarli, prelevare campioni dal corpo, come nel programma con gli animali selvatici. Roba davanti. Sono scappati dagli erranti, schizzati via. Ma hanno lasciato dietro delle attrezzature, una radio. No. Aspetta, non penserai che Sara... No, 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 io non lo so, so solo... È vivo, Boozer, è vivo. O'Brien, uno di quelli della Nero. Mi limiterò a rintracciarlo se possibile, mi servono risposte. Maledizione. Ok, senti, tra non molto potrò tornare in sella. Se quel bastardo è vivo, lo troveremo. Puoi dirlo forte. Ci sentiamo più tardi, Deacon, chiudo. Ok, O'Brien. Dove accidenti sei finito? Sa che mi sono perso, potresti aiutarmi? Come, scusa, ti sei perso? Sì, sto cercando la vecchia strada per Belknap, ma non ci sono molti cartelli qui intorno. Stai scherzando, vero? No. Cosa? Che c'è? Cosa? Oh. Bene. Ora è perfetto. Sì. Grandioso. Che meraviglia! Quindi, le indicazioni? Scusa tanto, ma non conosco Belknock, Belknack, Belkni, Belknap, proprio quella. Non ho idea di dove sia, non posso aiutarti, mi dispiace. Quindi è un no? No. Ok, grazie lo stesso. Ehi! Ok. Ti serve un passaggio? Sì, mi serve. Grazie per averlo finalmente chiesto. Io sono Sara. Dico. Oh, scusa per lo sporco. Non so come si... questo affare... È intuitivo, devi tirar su. Devo... La gamba. Ok. Sì. Quindi... Ok. Pronta. Ehi! Ehi! Reggiti forte. Grazie mille, davvero. Di niente. È che qui siamo isolati, quindi... Come isolati? C'è un locale niente male, il Crazy Willy più avanti. No, intendo che il telefono non prende. L'avevo capito. Ah, certo. Scema io. Cosa ci fa una bella ragazza come te in un posto del genere? Sai, me lo chiedo spesso anche io. Mi occupo di ricerca. Insomma, studio cose. Grazie, ignoravo cosa fosse la ricerca. Scusa, mi occupo di piante. Studi le piante? Già. Stai bene? Sì, sto bene. È che... Ehi! Ehi! Il mio cellulare prende. Ehi! Sì, sto bene, ma... L'auto che mi hai mollato è un catorcio di merda. Un carro attrezzi. Mi trovo... Non so dirti, Non so dove sono. Strada 42. Strada 42.
Sì, a circa un chilometro. Ok, ci vediamo dopo. Dai, ti riporto all'auto. Aspettiamo il carro attrezzi insieme. Beh, non saprei. Come vuoi. Quando torneranno quei tizi, saranno felici di darti un passaggio. Ok, d'accordo. D'accordo, solo... dammi un secondo. Arriveranno subito. Sì, ho capito. Al diavolo, partiamo. Ma stai più attento stavolta, ok? Non ti eri perso, vero? No, dipende dai punti di vista. La mia ex ti risponderebbe che mi sono perso da anni. Hai l'aria di chi conosce la zona. Quindi tu non sei di qui? No, vengo da Seattle. La società per cui lavoro ha appena aperto un laboratorio qui. Così mi sono trasferita in mezzo al nulla. Per studiare le piante? Esatto, te l'avevo già detto, dimenticavo. In sostanza, la mia compagnia collabora con un'impresa di bioingegneria e alcune delle piante di cui mi occupo sono molto rare. E il caso vuole che crescano qui. È la cosa più interessante che abbia mai sentito. Ma che diavolo? Clay, abbiamo compagnia. Oh, merda. E tu chi saresti, eh? Come immagino. Vero motociclista, eh? Sì! Sì, colpiscilo ancora! Mi stai divertendo, biker boy? Sono avanti, colpisci! Non fai più il gol, colpisci! Vero, biker boy? Sì, sì! Gli faccio vedere! Ti do una bella lezione, dico bene? Assaggia questo! Merda! Vaffanculo! Cazzo! Aspetta, un secondo! Forti, cazzo! Vai! Oh, santo cielo! Oh, mio Dio! Oh, no, no, no! Oh, mio Dio! Ehi! Mi dispiace tanto! No, 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 no! Non so neanche... Stavo solo guardando nella tua borsa, l'ho vista e... Oh, avrei potuto uccidere qualcuno! Oh, merda! Forse, ma prima dovresti puntarla su di loro. Non avevo mai fatto nulla del genere. Ho visto... L'ho vista nella tua borsa. Serio, e ho tentato di chiamare la polizia, ma... Sai cosa facciamo? Segnale. Adesso non noi aspettiamo qui finché non arriva il tuo amico. Ok. Grazie. Non l'avevo mai fatto prima. Non sembrava. Davvero?